Allora, professor Bennato, professoressa Saponari, professor Liotta, l'offerta della settimana giudicata, analizzata, criticata da voi, se volete, professor Bennato. Beh, un'offerta, per quanto mi riguarda, per il tipo di interesse che ho io, piuttosto interlocutoria, nel senso in attesa che escano i film legati agli Oscar. Quindi secondo me questo è il tipo di settimana che si è andata configurandosi. Allora, nella mia scelta comunque delle pellicole che sono uscite questa settimana, al primo posto in assoluto è un altro Ferragosto, cioè proprio domina su tutte le altre scelte sostanzialmente per due motivi. Il primo è banale, nel senso che io ho visto Ferie d'Agosto, diciamo così, il film originale, la prima parte di questa saga familiare, chiamavone così, e lo trovai assolutamente geniale per come tratteggiava l'orizzonte politico italiano dell'epoca. E invece questo, un altro Ferragosto, sostanzialmente perché Virzì è molto bravo nei suoi tratti sociografici, cioè lui riesce perfettamente a tratteggiare le dimensioni sociali di un periodo storico, riesce a far toccare con mano alcune componenti che secondo me noi abbiamo intorno ma che non cogliamo fino in fondo. Quindi secondo me questa è la mia passione, ovviamente qua parla il sociologo, quindi mi piace molto utilizzarlo come lente di ingrandimento della società italiana contemporanea, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dei social, essendo il mio campo di ricerca, e quindi è una cosa che mi stuzzica in particolar modo. L'altro film che mi incuriosisce, ma è solo curiosità, diciamo così, vagamente cerebrale, è Drive Away Dolls di Ethan Coen, perché io in realtà questo 50% dei fratelli Coen mi incuriosisce molto, perché il primo, diciamo così, non è la prima opera che è stata fatta senza il proprio fratello. Ethan Coen ha fatto un documentario, però il fatto che si cimenti con un film, quindi con un meccanismo narrativo complesso, cerco soprattutto di vedere in che modo l'assenza del fratello abbia fatto interferenza, nel duplice senso del termine, nei confronti di questa narrazione cinematografica. Professor Bennato, che dice della classifica e sulla classifica? Allora, dico una cosa che sembrerebbe suonare cattiva, in realtà non lo è, cioè mai visto un primo, secondo, un terzo posto così prevedibile come quello di questa settimana, però è anche la classifica dei film che io devo andare a vedere proprio questa settimana, proprio nella stessa identica sequenza, quindi alla fine, diciamo così, si sente molto la presenza della, diciamo così, della voglia di grandi storie, grandi narrazioni.